Buonasera, sono Federica Saini Fasanotti e sono analista per la Brookings Institution di Washington e per ISPI a Milano, due think tank che si occupano di geopolitica. Io nello specifico mi occupo per entrambi di Libia. Oggi però parliamo di qualcos'altro, cioè degli Stati Uniti d'America, della situazione attuale e del loro futuro. Proprio perché, tra l'altro, ieri notte, nostra ora italiana, si è tenuto il primo grande dibattito presidenziale tra il presidente Trump, uscente, e il suo sfidante, che è il democratico Joe Biden. Entrambi i candidati, diciamo, sono discutibili sotto tantissimi aspetti. Trump sicuramente più di Biden. Sono due candidati anziani perché sono ultra settantenni e Biden dovesse diventare presidente, sarebbe il presidente più anziano di tutta la storia degli Stati Uniti. Soprattutto sono discutibili per quanto riguarda programmi, carisma, forza mediatica, eccetera, eccetera. Parlo o dell'uno o dell'altro, insomma. Il dibattito, primo appunto di tre grossi scontri che sono generalmente previsti, no, nella storia elettorale presidenziale americana. Il dibattito appunto primo è stato ieri 29 settembre 2020, il secondo dibattito si è tenuto tra l'altro a Cleveland in Ohio, il secondo dibattito si terrà il 15 di ottobre a Miami e il terzo dibattito il 22 di ottobre a Salt Lake City. Ognuno di questi dibattiti verrà o è stato mediato, gestito da un importante giornalista. Ieri sera a tenere, insomma, le fila del discorso è stato Chris Wallace, che è uno dei, insomma, dei volti famosi di un emittente televisiva molto vicina a Trump, che è Fox News. Nonostante questo, però, bisogna dire che Wallace, che ha sicuramente mancato di grinta, è stato molto fair nei confronti di Biden, quindi non ha, quantomeno, almeno questo è quello che io ho percepito, non ha favorito assolutamente Trump. Il dibattito però, va detto, è stato un dibattito pessimo sotto tantissimi aspetti e questa è un po' la visione che ha tutta la stampa internazionale il giorno dopo e anche gli analisti, gli specialisti del settore. È stato un dibattito dove non sono uscite assolutamente idee, dove addirittura Trump, che nel 2016 contro la sfidante allora Hillary Clinton, quantomeno aveva l'idea dell'America First e di smantellare tutto quello che Obama aveva fatto, in questa seconda, diciamo, tranche non ci è apparso assolutamente così incisivo come nel 2016, totalmente privo di idee e assolutamente all'attacco dello sfidante Biden. Trump non ha seguito alcun tipo di regola che era stata data prima dell'inizio appunto della discussione, ha attaccato in maniera violenta, incalzato, offeso Biden in ogni maniera possibile, e dall'altra parte, forse se il suo intento era quello di riuscire ad agitare lo sfidante democratico e, insomma, fargli perdere le staffe e innervosirlo, c'è sicuramente riuscito. Dal canto suo, Biden è risultato un gigante rispetto al fair play di Trump, però ha mancato ancora una volta di carisma. Ha perso degli importanti assi che avrebbe potuto sfoggiare, messi proprio sul piatto da Trump, e
e è risultato un po' troppo debole rispetto a quello che avrebbe potuto, insomma, avrebbe potuto essere, e anche cattivo sotto tanti aspetti. Quindi un dibattito, quello di ieri sera, veramente, che ha lasciato veramente depressi tutti gli osservatori, non solo americani ma anche internazionali. I temi sul tavolo sono stati tantissimi. Un dibattito, tra l'altro, quello di ieri sera, è durato 90 minuti. E in cui diciamo, è emerso tutto, come al solito, è emerso un Trump travolgente. Il dibattito stesso si è, come dire, sviluppato intorno a lui, e però purtroppo Trump ha mostrato ancora una volta il lato più oscuro di se stesso, quello in cui, incalzato dall'anchorman Chris Wallace, che gli chiedeva appunto di ammettere e soprattutto di condannare il fatto che l'ala più di destra americana, quella cosiddetta dei white supremacist, cioè dei suprematisti bianchi che credono nella superiorità dei bianchi rispetto agli uomini e le donne di colore, latini, eccetera, eccetera, davanti a questo, davanti alla domanda: ammetti che sbagliano, ammetti che appunto non è una cosa buona quella che abbiamo visto, no? Fino adesso, gente che in certe occasioni ha girato per le strade di alcune città americane armate, e tutti appunto facenti parte di queste correnti varie del suprematismo bianco. Trump alla fine si è rifiutato di condannare definitivamente questi movimenti, e anzi li ha chiamati a raccolta, facendo il nome specifico di uno di loro, che è quello, uno emergente, tra l'altro, che viene detto è Proud Boys, chiamandoli proprio all'appello nel momento, soprattutto, in cui ci saranno le elezioni, e quindi chiedendo che la sua base, quella più virulenta e quella più selvaggia, chiamiamola così, e sicuramente quella più armata, vada davanti ai seggi elettorali e li controlli. Questo ovviamente in una democrazia come quella americana è assolutamente inaccettabile. Quindi bisognerà vedere, essendo però lui presidente in quel momento ancora, sebbene uscente, bisognerà vedere che cosa succederà il 3 novembre, che è appunto il giorno delle elezioni, delle prossime elezioni americane. Quindi Trump, in questo senso, ha veramente spaventato il pubblico più moderato che ieri sera ha guardato il dibattito. Un pubblico, tra l'altro, estremamente ampio, perché si parla, i numeri sono intorno, diciamo, agli 80 milioni di telespettatori, per cui cifre di assoluto rilievo. Diciamo che nel dibattito è venuta fuori veramente la natura dei due contendenti. Un Biden quindi non certo carismatico e abbastanza mild, debole sotto tanti aspetti, e un Trump dall'altra parte, oltre il limite della decenza e dell'accettabilità a livello proprio di savoir-faire e di civiltà. Gli insulti nei confronti di Biden sono stati tantissimi, le bugie sono state altrettante, e quindi diciamo, questo dibattito ha lasciato veramente l'amaro in bocca ai cittadini americani, e non solo a loro, anche a tutti gli osservatori. Nonostante questo, però, secondo le statistiche e i sondaggi fatti da CNN, oggi ancora a caldo, bisognerà poi vedere nei prossimi giorni come si svilupperà il tutto. Insomma, dal primo sondaggio della CNN, Biden è risultato in testa assoluta tra i telespettatori di CNN, che comunque sono milioni, del 60%, mentre Trump ha ricevuto soltanto un gradimento al 28-30%. Le cifre sono ancora vaghe. Sicuramente pare che Biden sia nettamente in vantaggio, non ovviamente in tutti gli stati, ma nella maggior parte, però
Il caso di Hillary Clinton delle elezioni del 2016 ci insegna che è meglio stare zitti, proprio perché il sistema elettorale americano è imprevedibile, visto che c'è sì il voto popolare, ma c'è anche il voto dei grandi stati, quindi dei collegi elettorali, che devono essere perché il candidato vinca effettivamente almeno 270. Hillary Clinton nelle elezioni del 2016 infatti non è riuscita a vincere, pur avendo ottenuto una maggioranza netta e schiacciante di 3 milioni di voti sul voto per quanto riguarda il voto popolare, ma non avendo ottenuto la cifra minima di 270 seggi nei grandi elettori. Questa è la situazione che ci troviamo a vivere oggi, cioè un'America estremamente, quella di un'America estremamente divisa, polarizzata, che inizia a diventare anche troppo frequentemente violenta. Ma questa elezione in realtà si sovrappone, si interseca a altri elementi che vanno tenuti assolutamente di cui noi dobbiamo assolutamente tenere conto e che sono quattro macro problemi sostanziali. Il primo ovviamente legato al Covid, cioè i nostri candidati, i candidati americani delle elezioni del novembre 2020 si sono trovati davanti a un problema stratosferico, a una pandemia globale di dimensioni impressionanti e dagli effetti collaterali soprattutto impressionanti. Per cui il primo tema gigantesco è quello del Covid, che ha avuto negli Stati Uniti due effetti sconvolgenti in termini numerici, cioè su una popolazione di quasi 330 milioni di abitanti ne sono stati infettati almeno 7 milioni, ma dobbiamo raddoppiare se non triplicare per quanto riguarda il sotterraneo. Ad oggi circa 210.000 morti nel giro di pochi mesi. Tutto questo quando circa il 4%, gli Stati Uniti rappresentano il 4% della popolazione globale ed hanno avuto invece più del 20% della casistica legata al Covid, quindi una gestione assolutamente fallimentare sotto tanti aspetti della pandemia, globale. Il Covid però che cosa ha portato? Ha portato un secondo effetto, che è quello di un'economia totalmente devastata dall'onda d'urto della pandemia globale e che sicuramente gli Stati Uniti hanno sentito ancora di più di altri paesi, proprio perché nel momento in cui è arrivato il Covid, in merito di Trump, l'economia era un'economia assolutamente stellare. Bene, il Covid l'ha completamente devastata, tanto che nel giro di pochissimi mesi si contano dai 30 ai 40 milioni di disoccupati su una popolazione appunto di quasi 330 milioni. Non si sa esattamente se siano 30, 40 milioni perché i numeri non sono ancora precisi, certo è che sono delle cifre spaventose. E quindi siamo vicini assolutamente a una grande depressione. Per quanto riguarda gli Stati Uniti, non sarà facile la ripresa, sia che ci si trovi davanti a Trump, sia che ci si trovi davanti a Biden. Cioè il prossimo presidente degli Stati Uniti avrà delle gatte da pelare tremende nei prossimi 4 anni. E questa crisi, ovviamente, e questa disoccupazione ha creato una rabbia importante per le città, per le strade delle città americane. In un periodo tra l'altro brevissimo, dove tutto sembrava no, andare bene, improvvisamente il paese sembra quasi sfasciarsi. A questo problema economico creato dal Covid, ecco che se ne aggancia un altro. Nel momento in cui non c'è soddisfazione economica, ma soltanto difficoltà, ecco che uno dei grandi temi irrisolti americani, cioè quello del razzismo e della giustizia sociale, emerge in maniera preponderante ed è quello che è successo. Per cui, diciamo, il tema del razzismo è stato una delle linee rosse della storia moderna degli Stati Uniti, ma adesso è venuto fuori
soprattutto dopo l'ultimo degli omicidi, purtroppo neanche l'ultimo, ma insomma uno degli ultimi omicidi compiuti dalla polizia americana, una polizia spesso e volentieri violenta, che è quello dell'afroamericano George Floyd nel maggio di quest'anno a Minneapolis, in Minnesota. Ecco, quell'omicidio è stato la goccia che ha fatto traboccare il vaso e quindi ha dato vita a tutta una serie di proteste e al movimento che già esisteva prima, ma che ha preso assolutamente piede negli ultimi mesi, Black Lives Matters. E a un altro movimento che è quello di Antifa, che si contrappone di estrema sinistra, che si contrappone a quello di estrema destra del suprematismo bianco. A questi tre elementi se ne aggiunge un altro ancora, che il prossimo presidente degli Stati Uniti dovrà assolutamente affrontare, che è quello del climate change, cioè del cambiamento climatico. Trump ad oggi continua a negarlo. In realtà noi abbiamo visto che la stagione degli incendi, che era una stagione, gli americani la chiamano fire season, è diventata l'anno degli incendi. Cioè gli incendi, soprattutto nell'ovest degli Stati Uniti, sono continui e aumentano di violenza e di importanza sempre di più. Così come per esempio gli uragani, soprattutto nell'area atlantica, gli uragani, i cicloni, gli storms, come li chiamano loro, erano di un certo periodo, insomma, erano un fenomeno abbastanza, tipico di un certo periodo dell'anno. Ora invece sono diventati presenti durante tutto il corso dell'anno, tant'è che per quanto riguarda il 2020, gli uragani a cui viene dato il nome, gli uragani atlantici a cui viene dato il nome, seguendo l'alfabeto romano, ormai l'hanno oltrepassato e siamo all'ultima tempesta, all'ultimo ciclone a cui è stato dato, l'iniziale dell'alfabeto greco, beta, per dare appunto un'idea delle problematiche che si stanno. Come dire, che si stanno veramente materializzando nella scena americana. Quindi questi quattro problemi, Covid, economia, razzismo, confronto davanti appunto della società americana davanti al cambiamento climatico, questi quattro problemi si inseriscono a gamba tesa in un altro grande nelle elezioni americane e quindi sarà estremamente interessante vedere come si svilupperanno gli ultimi, insomma, le ultime settimane prima del voto, avendo sempre presente che la posta in gioco questa volta è altissima e addirittura esistenziale.